Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, ben arrivati, buonasera. 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 Ciao, sindaco. Buonasera. 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 Buonasera, aspetta, faccio un giro. La gincana. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera, buonasera, è una gincana proprio, siete tanti. Non mi fa piacere che ci siano i sindaci delle Marche, sono stato qualche giorno fa all'inaugurazione della scuola a Caldarola, che è una cosa simbolica. Come sapete, io ho dedicato il mio mandato da Presidente del Parlamento alle zone colpite dal terremoto. L'occupazione rischia di scendere da tutte le parti del nostro paese, i dati economici che sono preparati oggi, perché sono ufficializzati domani, sono per l'Italia abbastanza negativi, non ci fa stare molto allegri. Siamo qui per l'alleanza, per la coesione, quindi il progetto dell'Europa del 2020, sul quale c'è un pezzo che ci piace molto che si chiama economia, c'è un altro pezzo che si chiama infrastrutture, ma c'è quel pezzo che si chiama comunità alla quale teniamo tanto. La nostra regione è una che ha saputo accogliere, che ha saputo abbracciare e che vuol fare integrazione sul serio. Io penso che l'Europa ci debba dare una mano su quel fronte, non solo pensando al tirare barriere e lasciare qualcuno dall'altra parte. Noi dobbiamo lavorare perché quelle risorse che oggi ci sono servite per i progetti come quelli dello SPRAR possano rimettersi in campo, in gioco, perché sennò avremo sempre maggiori tensioni e maggiori difficoltà. Sarà subito dal mio ufficio, non sarà dall'altra parte. È facile portare. Sole e Luna che rappresenta la volontà di noi marchigiani. Siamo dei grandi lavoratori. Lo so. I marchigiani sono più forti del terremoto, l'ho detto l'altro giorno.